Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio della nostra serie sul Crusader Kings 2 con la Savoia. Allora, riprendiamo la nostra meravigliosa e strepitosa partita. Stavamo combattendo una guerra contro Bologna, la guerra iniziata dal nostro padre. Adesso andremo a vedere anche un attimo la situazione del nostro family tree. Dal nostro padre Pierre, che aveva iniziato questa guerra, primo re d'Italia oltretutto, aveva iniziato una guerra contro il Ducato, la contea di Bologna. Qua c'è nostra moglie, Valpurgo, abbiamo già avuto due mogli, wow. Abbiamo già avuto tre, sarebbe la nostra terza moglie. Con questa l'abbiamo avuto così, con questa abbiamo avuto questi due figli. Praticamente dalla parte di questa poveretta qua sono morte tutti, va bene. Bene a sapersi, molto bene a sapersi. Allora, finiamo questa guerra e riassettiamoci un po'. Intanto qua abbiamo visto che tutta la contea qua di questo Ducati, penso, siano già... No, conti, tutti i conti. Duchessa Maria, erede Brezovic, tutti erede von Zangin. Infatti qua dobbiamo fare un po' di pulizia e riappropriarci contro la Boemia. Comunque, sblocchiamo il tempo e velocizziamo un attimo. Abbiamo una contea di troppo da quello che abbiamo visto. E avevo già individuato anche quella da dar via a mio figlio. Grant Land Title. Grand Land Title Ginevra. Diamogli Ginevra, così è contento. Allora, cos'è qua? Conte Avredo Justice Peace Troubled Province. Fewer Crimson Committed blah blah. I'm very glad. Va bene, contento. Request? No, non posso. No, io non chiamerei mio fratello in una guerra, tanto non può venire. 5 claim, sono sempre gli stessi. Re di Boemia. Ah, re di Boemia. Palbrick von Porden, County of Bloslav. Praticamente il conte di Mantova c'ha un erede, potrebbe essere... Vabbè, non è che mi interessi più di tanto, sinceramente. Abbiamo un nuovo erede! Finalmente si sono decisi a votare mio figlio, bravissimi. Bravo, bravissimo. Che quello non era mio figlio, poi era mio fratello questo qua. Bravo fratellone, hai vinto anche quella terra, così non avrei più problemi. E non romperei più Los Belones. A proposito di meloni, sarebbe ora che qua finisse questa guerra, perché siamo all'89% e non ho assolutamente intenzione. Perfect! L'opinione di King Carlo del principe Carlo Emanuele di King Pierre è cambiata di 30. Molto molto bene. Nostro figlio potrebbe diventare... Se io adesso mi converto, volevo provare una cosa. Mi avete suggerito un paio di episodi fa di convertirmi alla cultura italiana. Il che non sarebbe nemmeno male. King Pierre secondo video becomes Italia. Però anche lui qua è francese già. The culture chart determine the subject that I consider them for... Cioè in pratica noi con tutti i nostri vassalli italiani. Boemo addirittura lui. Lui è francese. Lui è francese. No, non ci conviene cambiare. Abbiamo solo un italiano. Lui è francese naturalmente perché è mio figlio. Non penso che i miei figli all'improvviso diventino italiani. Vabbè, potremmo provarci, poi vedremo se subiremo altri malus. Comunque direi di andare a migliorare le relazioni con il duca di Spoleto. Se anche già ci vede bene. Nostro fratello, che poi non sono più miei figli, sono fratelli. Your half brother, perché mio fratellastro, soprattutto avevamo una madre diversa. Però l'opinione è già al massimo, quindi spostiamo lui e mandiamolo da Spoleto. Ok, dai su sta guerra, finiamola, cardinale, bla bla bla, chi se ne frega. Per quale motivo però sarei curioso di... Volevo vedere se anche la legge è passata, non ancora. Castore, principe Carlo Emanuele, brave. Supporters duchessa di Ferrara. Wow. Papa Sergio continua a votare lui, il che non mi piace, che Papa Sergio... Sì, che poi la duchessa di Ferrara sta per essere eliminata, quindi caput duchessa di Ferrara, vai a cagare. Dai, su via, finiamo sto assedio, victory. Victoria, primo, victoria. Enforce demands, King Pierre è diventato cia cia cia. Title lost on succession, County of Bologna. Perché? Non capisco, ah, ogni volta fa quell'errore lì, vabbè. Dismissed is di nuovo too big. Tu signorino, ci vedi bene. Tu signorino, potrei darti Bologna, però. Mantova, odio la città, odio chi ci sta, odio Mantova. Scherzo, ovviamente. Vorrei creare...
Volevo vedere un attimo le contee de jure Ducati. Ducato di Lombardia e tutto questo. Cosa c'entra Trento con il Ducato di Lombardia? Poi c'è Modena, che sono queste due. Verona, questo, e questo è Bologna. Ducato di Ferrara, no, Ducato di Ferrara. Ho bisogno di più figlioli però per fare queste cose. Codeste mosse. Ok, questo rimane nostro. Noi sposteremo appena possibile la capitale in Piemonte. Penso alla morte di questo bel signorotto. Se la nostra amichetta diventasse età di, per fare figlioli, cosa vuoi tu? Valpurga Teresa di Savoia, chi sei tu? Accettiamo, è morto tuo marito, vai, vai, via dalle palle. Non so sinceramente a chi dare questo territorio di Bologna. La Firenze, la Spoleto ha già troppi territori. Cremona può averne ancora uno, diamolo. Solo che lui cosa c'ha? Cremona. No, Pisa se non mi sbaglio. Sì, Pisa. Cioè c'ha un regno che in pratica è tutto sminuzzato. Ma io lo darei a quello di Ferrara, quasi quasi, visto che è il conte von Habsburg, che ha un conte, non ha nessuno. Diamogli, ma sì, diamogli questo, dai, vieni qua tu signore. Grand Land Title Bologna. Adesso vedo che ti sei fatto duca di Ferrara. Ah, perché, ah, interessante, sei diventato duca tu. Sei diventato duca. Vabbè, interessante questa mossa. Disband unit. Ok. Torna a casa Alessi. Quindi adesso abbiamo anche il duca di Ferrara. Il duca di Ferrara sarà meglio che voti per me. Duchessa Maria di Verona. Nomina, io ho già nominato mio figlio, ok. Posso anche votare nel Sacro Romano Impero comunque. Taratandan. Principe Aldrich, lo supportano. Kaiser. Votiamo lui per il momento, va, che almeno abbiamo un bonus di relazioni. Ah, non posso votare, sono re, non posso votare. Vabbè, non posso votare, fa lo stesso. Pop Sergio, bravo, Pop Sergio è morto, adesso lui dovrebbe votare noi. Pop Sergio is death. Ci vorrà a fine mese probabilmente per vedere qualcosa. Oh. Maresciallo, il mio fedele maresciallo è morto. Special entitled, designato reggente. Potrei mettere mio fratello, fratellastro. No, your brother, mettiamo mio fratello, dai, anche se potrebbe volermi uccidere così diventa reggente, eccetera, eccetera. Nessun charge, mettiamo lui, in modo tale che gli miglioriamo ancora le relazioni. Hi Halamore, mettiamo la contessa di Corsica, morirà. Morirà di atroci sofferenze. No, gli altri titoli me ne lascerei buoni. Siniscalco, Seneschal. Domestic Entertainment. Abbiamo il nostro cappellano di corte, che è un figlio bastardo del nostro regno. You can press the jure claim. Interessante. Adesso tu devi valermi molto bene. Abbiamo troppi ducati, short range, small tax, bla 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 bla. Non mi interessa, tu devi valermi bene. Ok, anche il Papa adesso penso voti per noi. No. Cioè il Papa vota per il duca di Ferrara. Ok Papa, tu mi stai ufficialmente sulle palle. Vabbè, non ci interessa più di tanto, dai. Legalismo. Non ci sono decisioni che possiamo fare. Tolerance mi interessa, meno 25% per different culture. Mi interesserebbe molto. Majesty, popular city vassal. Se facciamo tolerance, come farei construction, local build cost, eccetera, mi piace. Trade, oh. Guild will be more reasonable. Vabbè, facciamogli fare il duello. Sì, facciamo construction, va. Facciamo construction. Abbiamo un po' di soldini da parte in teoria, non ci interessa più di tanto. Non ci interessa proprio più di tanto. Su, qua dovete votare. Chi è che non vota? Chi è con chi abbiamo relazioni un po' pessime ed è diretto a noi? Tu, regalo.
Finally first, I have noticed that Duke Vittorio and the Grandmaster Nicholas are not best of terms. Your uncle. Family first, vabbè. Family first. Tanto io mi devo un po'... Brescia mi sa che è un nostro vassallo di... Brescia voglio darla a quello di Cremona, voglio ucciderli. Dioniso, voglio darlo a mio figlio. O mio fratello, volevo dire. Di Monferrato, poi oltretutto. Plot to kill. Court Kaplan. Vabbè, non ci interessa. Possiamo creare due titoli, non ci interessa. Family first, great time together. Va bene, quindi lui è diventato il Gran Maestro Templare. Siamo contenti per te. Dove c'è stata una guerra di riconquista, mi sa, qua giù, ma non mi interessa. Va bene, bla bla bla, bla bla bla, qui bla bla bla. Abbiamo di nuovo una guerra qua, potremmo dichiarare guerra a Urbino ancora, ma aspetterei di avere qualche figliolo. Mio figlio sì, si può dare qualche terreno a mio figlio, ma... poi no, perché non possiamo ricambiare la capitale, vorrei cambiare la capitale prima o poi. A parte che dobbiamo un attimo rimettere il nostro simpaticissimo... Che not Axan while leading troops. Dioniso, qual è già il nostro maresciallo? Penso sia questo. Your Marshal, Renoir. Chiamo Dioniso e ciao. Mio signor maresciallo, nel mio terre chi è che ha più bisogno di arruolamenti? Direi decisamente la Lombardia, quindi mandiamo in Lombardia a addestrare un po' di truppe. Poi ci ho visto che c'è... No, tutti gli altri stanno facendo claim. No, claim no, perché stiamo migliorando le relazioni. Pisa... fa parte dei suoi possedimenti. Tu quando è che diventate gran maggiorenni? Voi siete bambinetti. 11 anni tutti e due, wow. Spero non siate gemelli. No, non siete gemelli. Però mio, questo è mio zio. Sì, mio zio. Mio zio ha un possedimento. C'ha parecchi figlioli. Declare war. Is the jure claim of Prince Carlo Emanuele of Italy. Ma è anche mia. Family first, perfetto, mio fratello è ancora più felice di me. Questo qua c'ha sempre il claim su Vermandois, se non mi ricordo male, sì. Platf è inutile come la merda. Mens è sempre quello di Vermandois. Tu non sei mio... Conte... Non è mio, non è affar mio, cosa succede da lui. Allora, potremmo attaccare Ancona. Questi qua sono tutti uguali, si assomigliano, porca della miseria. Game Master. Sì, Lord Mayor. Devo avere dei figli, però devo fare dei figli in modo tale da potergli dare altri possedimenti. C'è solo mio figlio qua. Tu devi diventare maggiorenne. Devi diventare maggiorenne, così posso anche sposarmi. Ci sono delle fazioni. Duke Limbard for Italy. Ah, tu, come ti permetti? Stop back in plot. No. Tadice di Lucca diventerebbe il nuovo erede. Chi cazzo è Tadice di Lucca? Hai fatto stare che tu mi stai molto antipatica, che vuoi mettere qualcun altro al posto mio sul re d'Italia. Notes plot. Runa King. Come ti permetti te? End plot, subito. E tu poi sei l'ige di Carlo Emanuele, quindi che cazzo ti permetti? Vai a cagare. Per uccidere mio figlio. Porco, schifoso. Possiamo... Abbiamo un po' di prigionieri che non possiamo... Threats 10%, ma io ti ammazzo te. Plot to kill, do it, in modo tale che la finisci di fare un po' la furba. Bravo, fai poco la furba. Io te t'ammazzo. Sarà meglio... Ah, ho più gente. Possibile così poca gente sia desiderosa di uccidere questa puttana. Allora, qua possiamo arrivare corrompendo tutti... 13, qua facciamo un altro qui, 20, vediamo, non ci arriviamo a... Figlia di puttana.
Non ci sono, comunque non ci spaventa quella tizia. Claim Pro, no, tutti i territori che non... Clan Vermandois è l'unico che potremmo in qualche modo farci comodo. Qua abbiamo dei claim. Swabia, Duchy o Swabia? Allora, la Svevia, Svevia è qua. Conte no, allora è questo. Duca Albert, no, Baden, allora è questo. Schongau, Conte. Questa non può essere la Svevia. Liege. Quindi mio zio, Rudolf de Fat. Chi hai come alleato? Duca di Sassonia. Duca di Sassonia. Lower Lore. No, mi sa che non vogliamo andare a far casini con questi al momento. No, siamo diventati stressati. Speriamo non diventi depresso, perché se diventa depresso sono cazzi amari. Allora, vassalli, vediamo un po' l'opinione dei miei vassalli. Per importanza, naturalmente, mettiamoli per rank. Ok. Allora, tu 600, tu Dux lo Spoleto 77, tu 85, chi stai votando? Prince Pierre, bravo, mi piace. Tu non puoi votare. Conte di Parma. Mandiamogli un regalino dal Conte di Parma. I have fallen to the temptation of slothness. Bla bla bla. Perde 10 prestigio. Perde il tratto diligente. No, perdi 10 di pietà, fanculo. Non voglio perdere il tratto diligente. È un ottimo tratto il tratto diligente. Cynical. Cioè, mio figlio sta diventando un bastardo in pratica, senza alcuna capacità. Senza nessuna capacità di apprendere qualcosa di diplomatico. Vabbè. Non è che mi faccia molto piacere. A Benevento. Oh, authority, finalmente passata la legge. Passata la legge. Quindi vassal are enjoy a very large degree of autonomy, but provide a leisure friendly substantial bla bla bla. King cannot change. Vassal cannot fight each other. Questo è quello che voglio fare anch'io, medium. Centralization, vassal meno 5 e avere un territorio in più. E non sarebbe stato male con Bologna. What the Bologna? Parma. Potremmo fare qualche altra leggetta. Centralization high. Al momento abbiamo 11 vassalli. Ma al momento lasciare tutto com'è, sinceramente. Tribal non ci interessa. No, lasciamo tutto com'è. Abbiamo anche un ottimo introito di più 23 al mese, quindi non vedo il motivo per cui andare a cambiare le cose. Albert, mio cugino. Sì, permetti il duello e vai a cagare. Senti, tu mi hai stufato però, eh. No, non voglio, voglio che tu sia un mio vassallo. Tu puoi essere anche vassallo, non sarai contento. Posso chiederti di... Transfer vassallage... no, deve essere lui che... Posso fare richiesta di... Voglio... avere una richiesta, cioè voglio... voglio comandarlo io, quello, costui. Vabbè, non importa, comunque. Per questo episodio è tutto, stiamo stabilizzando un po' il regno, direi che ci siamo riusciti alla grande, il nostro figlio è già pronto a ereditare il nostro regno. Abbiamo fatto anche passare la prima legge, che è Law, Law Authority, però comunque ci danno un po' più di levi, ovvero di esercito. Adesso vediamo quanto abbiamo di esercito, basta vedere qua, abbiamo 12.000 uomini, in totale il re di Francia ne ha 12.000, più o meno potremmo attaccare il re di Francia, quasi quasi potremmo attaccare il re di Francia. Quasi quasi, l'Inghilterra si è quasi formata comunque. Vabbè, è stato interessante come episodio, abbiamo stabilizzato un po' il regno, nel prossimo episodio magari attaccheremo qualcuno di questi staterelli qua. Magari anche Pisa potrebbe essere un'idea, l'Arborea. La, la Sardegna mi spetta di diritto. Re di Boemia aspetterei, sarà uno degli ultimi a essere attaccato, la Carinzia invece no. Comunque, da Devole è tutto, un saluto alla prossima, ciao ciao!